quel castello. Saresti la sorella. Ah, detto di Ugo, là, come si chiama? Di Ugo Dalagno. Abbiamo anche la nebbia. Sì. Dai, allora, dimmi il tuo nome. Mi chiamo Isabella, ho 30 anni, meglio non dirlo perché Lucrezia era un po' più giovane. 27 anni ci aveva probabilmente quando è arrivata la prima volta qui. Esatto. Nel 57 aveva 27 anni. Ah, ok. Anche se ho letto che comunque ha conosciuto Alfonso quando aveva 18 anni. Non a Rocca. Non a Rocca. E niente, sono responsabile in un'azienda aeronautica, responsabile amministrativa in un'azienda dove fortunatamente riesco, sono più o meno soddisfatta, anche se non si finisce mai di imparare e di crescere. A differenza di Lucrezia, non credo di essere bellissima come lei, anche se ci accomuna la determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Ci differenzia i mezzi sicuramente. Che dire, Lucrezia è stata molto intelligente per raggiungere per metà il suo obiettivo, perché alla fine il suo obiettivo principale era quello di diventare regina, e purtroppo non c'è riuscita, però voglio dire, ha fatto arricchire la sua famiglia, il che non è da poco. Penso sono andata dal medico, ma tu sei la damigella del re? Io? Sì. Come ti fa sentire questa cosa? In realtà è strano, perché diciamo non sono abituata a stare al centro dell'attenzione, anzi sono una che mette gli altri al centro dell'attenzione, sto bene se gli altri stanno bene, quindi questa cosa mi fa un po' strana, però non è male, perché alla fine sono circondata comunque da persone che mi fanno sentire a mio agio, molto disponibili e professionisti nel campo, quindi va bene. Niente, che Rock era famigerata per il fatto che si praticava molto la caccia. Famigerata, sì, perché io, essendo io animalista, sono contro a questo sport, tra virgolette. Infatti, se non erro, Alfonso è venuto qua proprio per praticare questa attività, che sono abbastanza timida. La domanda è, quanto ti senti vicina a quel personaggio? A Lucrezia mi sento vicina per la determinazione, per il fatto poi che è andata a Roma, per esempio questa cosa, se io fossi stata innamorata l'avrei fatta comunque. Quindi non lo so se lei l'ha fatto perché era innamorata o soltanto perché voleva diventare regina e quindi l'unico mezzo per poterlo fare era sposare il re e quindi chiedere l'annullamento del suo matrimonio. All'epoca per avere qualcosa dal re tu dovevi passare tramite Lucrezia, lo sai questo? Sì, no? Infatti. Cioè, immagina che potere che aveva. Grazie, sì, questa cosa, però per esempio, questa cosa critico molto il re. Sminuisce un po' il suo ruolo, che era quello del re. Cioè, non puoi prescindere. L'amore va bene, l'amore, però affidare tutto ad una donna soltanto perché sei innamorato non è da re. Però ovviamente l'amore ti spinge a fare delle cose irrazionali, istintive che la ragione non riesce a comprendere, quindi va bene. Sei innamorata? Io sì. Io spero che vengano in molti a questa manifestazione, perché le persone che ci lavorano e ci mettono davvero l'anima. Basta guardare quello che fanno a me, cioè io mi sento davvero una principessa con loro, cioè mi sento coccolata, messa a mio agio. E il lavoro che c'è dietro è immane. Non frequenti molto Rocca? No, purtroppo. Il lavoro, l'amicizia e l'amore mi portano a stare molto spesso fuori dal paese. Questa cosa, diciamo, da un lato mi è dispiaciuta un po', perché poi vedendo, comunque frequentando le persone, ti accorgi che sono così umili, semplici e il cuore che danno nelle cose è veramente ammirevole. Quante volte nella tua vita ti sei sentita damigella? Mai. Io non mi sono... No, aspetta. Ora che ho festeggiato il mio compleanno da poco, mi sono sentita damigella, ma non perché ero al centro dell'attenzione, ma perché gli altri stavano bene. Quindi vedere gli altri che si divertivano alla mia festa, tutti che erano entusiasti di quello che avevo organizzato, mi faceva sentire bene. Quindi damigella proprio no, però mi sentivo soddisfatta. L'appuntamento è 17, 18 e 19 giugno 2016 a Roccarainola.